Qualcuno mi chiama, Carrie. Carrie. Johnny. No, V, mi dispiace. Sono V. Deluso? Cazzo, mi spiace. Non capisco bene come funziona tra voi. È sempre presente, non ti preoccupare. È un passeggero. Semplice. Immagina Johnny come un passeggero. Conoscendolo, non ha neanche il biglietto. No. Forse. A ogni modo, sono io al volante. E preferirei che restasse così. Per ora sì, tra l'altro. Andrei bene anche tu, voglio dire. Ottimo. Cazzo vuol dire andrei bene? Volevi qualcosa? Volevi qualcosa in particolare, Carrie? Ho un lavoro. Qualcosa che può essere... Quando è che diventa verde? A te. Sentiamo. All'angolo tra la Grey e la Malagra. Mattina presto. Vediamoci lì. Bene. Grey e Malagra, eh? Ok. Carrie Warwick, ci vediamo tra le 2 e le 3:30. E dov'è il posto? Eccoci al luogo che ci aveva chiesto Carrie. Chissà se posso aspettare qua, oppure devo far passare il tempo. Ah no, passa in automatico, ottimo. Ho distrutto la sedia che, su cui dovevo sedermi? Benissimo. Vabbè, aspettiamolo. Lo sapevo che si sedeva su quella rotta, cazzo. Lo sapevo. Qualche tempo dopo. Aspetti, io vorrei prendere questo, grazie. Carrie? Ah, sei qui. Ehi, ciao. Ottimo. Che cazzo è sto macinino? Ti porto a fare un giro. Cos'è sto macinino? Ehi, ciao. Quando ci siamo visti l'ultima volta ho pensato... Questo ha proprio le palle. Hai voglia. Ho decisamente bisogno. Stavi guardando? Con le palle per questo lavoro. Carrie? Lasciasse perdere le palle, digli di tenere entrambe le mani sul volante. Quando guida Carrie, si finisce sempre in un fosso. È la tua auto? È la tua auto? Dio no, figurati, l'ho presa in prestito. Meno male. Se la sfasciamo, niente di grave. Johnny, questo è il piano. Johnny non mi sembra... Lo sapevo. Non mi sembra sicuro. Per cosa ti servono le mie palle? Quindi a cosa ti serviranno le mie palle oggi? Vì. Alcune persone in questa città hanno perso la testa. Ma dai, davvero? Tu mi aiuterai a rimettere a posto le cose in questa fogna che chiamiamo casa. E come esattamente? C'è questo gruppo di ragazzine, le Ascrags, sai, 3 scriccioli dal Giappone, suonano electropop. Sono famosissime in Asia. Guerra di gang musicali. Ora hanno firmato per un tour in NUS. Vogliono promuoverlo con la cover di una mia canzone. Ti rendi conto? Non permetterò che mi usino in questo modo. Non sono sicuro di vedere il problema. Qual è il tuo piano? D'accordo, qual è il piano? Il camion con gli strumenti delle Ascrex passerà da qui. È una soffiata. Un lavoretto vecchio stile, alla nostra maniera. Lo faremo saltare per aria. Alla maniera di Johnny. Non dovranno annullare i concerti. Carrie che risolve da solo i propri problemi. Un tempo avrebbe mandato un esercito di avvocati. Ci avrebbero pensato loro mentre lui si abbronzava le chiappe in piscina. Deve essere di sicuro un'inculata. Ci siamo quasi. Oppure ha pensato che sia il momento giusto di farsi valere, no? Eccoci qui. Qui dove? Nel bel mezzo del nulla. Nel bagagliaio, prendi tutto. Prendi le granate, bell'arsenale. Bene, un bell'arsenale. Combattiamo per l'arte. L'arte con la A maiuscola. Forza, al lavoro. Johnny? Lo conosco bene. Qui l'arte non c'entra. Lo immaginavo, l'avresti detto. Prendi le granate e il chiodo. D'accordo. Quindi mi hai dato una giacca? Sai che hanno ucciso Ivy Coma qui? Sì. In questo esatto punto. Chi è Ivy Coma? Un avvio occultato un DJ. Ha seguito la sua limousine. Non è rimasto nulla di lei, né della limousine. Venne fuori che non era lei il bersaglio. Era un corporativo della biotecnica che se la stava facendo quando è iniziato a piovere piombo. Hanno trovato i corpi esattamente così. Ok, e perché me l'hai raccontato? Ho preso comunque il Breakthrough, che è un fucile da cecchino tecnologico, perché voglio vedere quanto danno possiamo fare.
Ah, i chiodi! Bene. Non il chiodo. Nascondi. Presto! I chiodi, nel senso quelli stradali. Su, Carrie, dai, dai, dai. Un po' più veloce. Nasconditi. E ora? Ora aspettiamo. I tizi che aspettiamo sono armati, forza confessa, è una trovata pubblicità, sono granate e chiodi della polizia. Dove li hai presi? Moduli automatici, punte cave per controllare meglio il veicolo. Roba della polizia. E anche le granate. Dove li hai presi? Guarda che intanto le macchie continuano a sparire. L'ultimo audiovox non ancora brevettato e Yubari fresco. Sul mercato nero? Nah, dai fan. Mi ha fatto ridere questa. Sul mercato nero? No, dei miei fan. Eccolo lì. Guarda Johnny, guardalo, guardalo. Ovviamente. Si va in scena. Io penso al guidatore, tu al suo amico. Tiriamoli giù dal camion. Dai, forza. Scendete. Che tu sappia quello che fai. Che cazzo vi hai preso? Fuori dal camion, giù a terra, mani bene in vista. Esci, fuori, per favore. A terra, presto. Dovevo dire l'altra opzione. Aspetta, senti, a terra, ho detto. Vabbè, facciamo i cazzoni, dai. Secondo me non sono loro, Carrie, te lo dico. Ehi, ehi, amico, mettila via, parliamone. Chiudi la bocca, presto sarà tutto finito. Ah, porca puttana. La tessera d'accesso, prendila. Ah no, smetti, sono loro. Gelati, e niente mosse stupide. Ah, zitti e calmi. Presto sarà tutto finito. Carrie? Quindi? Gli strumenti sono dentro. Roba dal valore di 200.000 crediti potrebbe essere nostra. Equipaggiamento musicale. Il tuo giorno fortunato, Carrie. Casse e casse di equipaggiamento. Abbiamo mixer, altoparlanti, batteria e chilometri di cavi. Cazzo, sì, bingo. D'accordo, signori. Ora... scappate e non guardate. Vattene, per favore, per favore. Ho detto, Rodi, di levarvi dal cazzo. Quindi lo facciamo e saltare in aria. Gran finale. Quando finiremo voglio che resti una pozza di metallo e plastica fusa. Vuoi caricarlo di esplosivi? Sei tu il capo, è il tuo nuovo spettacolo. Ah, è la tua mossa distintiva. Puoi scommetterci, quindi non mancare. Lancia una granata nel furgone. Aspetta, facciamo attenzione. Ecco qua. Cazzo, sì! È bello lavorare con te, B. Che cazzo, Carrie? Johnny, che hai Voglio dire tu? È solo un camion di giocattoli per delle bamboline giapponesi. Tanto valeva far saltare un camion con i gelati. Eh beh, certo. È comunque un grosso passo avanti. Quasi non lo riconosco, quel bastardo. È considerato una nuova carriera nel terrorismo. Bel barbecue. Brucia alla grande, te lo concedo. Il punto è... cosa ci guadagni? Se quelle... A parte che la roba è ancora tutta intera, c'è solo il fuoco sotto. Canzone, si sbagliano di grosso. Tu lo sai cosa ho dovuto sacrificare per arrivare dove sono. Il prezzo che ho pagato per il successo. Sì, e abbastanza. E quelle puttane da 10 anni vogliono rubarmi il brano e si aspettano che io glielo permetta. Dilettanti del cazzo. Dilettanti. Già, il successo è sempre stato un tasto dolente per Kerr. Vedo che non è cambiato niente. Dai, non era meglio chiamare un avvocato? Avrei fatto lo stesso anch'io, congratulazioni. L'avvocato? Non sarebbe stato meglio chiamare un avvocato che se ne occupasse? Parli proprio tu. È tutta la vita che sorrido, tutta la vita che firmo documenti. E questa volta voglio mandare un messaggio. È così che si fa a Knights. Non gli posso dare assolutamente torto. Sbirri, squagliamocela. Hai assolutamente ragione. Guidaci, togliamoceli dalle palle. Ciao Johnny. Dai, ci penso io, fammi guidare dall'altra parte. Ci penso io. Cambia visuale, ecco. Io non li vedo. Oh wow, arriva la pula. Oh merda. L'ultima volta che sono scappato dagli sbirri era nel 2020. Sì, proprio con Johnny. Eravamo fatti fino al midollo. Ma non ci hanno presi comunque. Questi idioti non hanno speranze.
Ah, guarda, lo spero. Sì, beh, aspetta, sta a fare lo champagne. Ci sono ancora dietro. Dietro? Ci sono proprio addosso. Prima è meglio, muoio di fame. Ah, Bacca Slice! Forza, figli di puttana! Oh, finalmente! Li hai seminati. Mi sto svenando per pagarti, ma vali ogni singolo eddy. Svenando. Quanto mi darai? 1200 eddy alla fine. Ok, lasciami sulla carnitas. E dove sta la carnitas? A 1 chilometro da qua. Non potevi farti lasciare qui vicino. Adesso mi dirà qualcosa tipo: la macchina, se vuoi, tienitela, bruciala, falne quello che vuoi. Ed eccoci arrivati, Kerry. Ti lascio qui al parcheggio, va bene? Tutto a posto? Kerry Eurodyne che mangia in una bettola simile. Ciumbata! Il miglior caffè di tutta la città. Denso come il catrame, e se ti conoscono, ti danno roba bio. Forza, offro io. Un caffè con una rockstar? Perché no? Se riesco a rispondere. Wow, un caffè con una rockstar? Perché no? C'è una prima volta per tutto. Giustamente. Quando i samurai erano all'inizio, spendevamo fino all'ultimo enny in chitarre e corde. È strano, sai. Johnny si fregava sempre lì. Ehi, Rachel. Buongiorno. Conosco questa bettola, questo odore. Ma perché? Perché ci venivi con lui? Ciao, cerchi qualcuno? Se riesco a sedermi, ecco qua. Non ci restava quasi nulla per il cibo. Ma andavamo lo stesso tutti i giorni dall'altra parte della strada, al caliente. Ci rimpinzavamo e bevevamo litri di caffè. Johnny diceva che eravamo così affamati e fatti che avremmo potuto mangiare le scatole di cartone dei barboni. Ma si sbagliava. Ehi! Il solito, signor Eurodyne. Doppio espresso, miscela giamaicana, niente zucchero o altro. D'accordo. E per lei? Lo stesso. Lo stesso. Ottimo, torno subito. Avrei risposto lo stesso anch'io. Merda! Mi sto calmando solo ora. Davvero incredibile. L'ultima volta che mi sono sentito così è stato a Memphis. L'ultimo tour, l'ultimo concerto, le vibrazioni. Quando Johnny ti ha detto fanculo questa band. Mi sono ricordato di quelle troie delle Ascrex. Le abbiamo fregate. Ehi, signorina, beviamo il caffè. Buono, dai, ci sta. Pensavo peggio. Beh, se non si arrendono, dimmelo. Sai che ti dico? Se non si arrendono, chiamami. Le convinceremo in un altro modo. Grazie. Spero che mi lascino in pace, perché altrimenti... Non vorrei proprio che Johnny avesse sempre avuto ragione. Adesso appare. Johnny è morto, tu no. Che c'entra Johnny con questa storia? Beh, Johnny mi accusò di lasciare i samurai per i soldi e per la fama. Ma non è vero. Esatto. No. È vero. Non ti... Davvero? Ma disse anche che mi sarei ritrovato al guinzaglio di una corporazione. E questa è una cosa che non vuoi ammettere. Cazzo, sì. La storia delle Ascrex. E se fossi un prodotto come quelle bamboline, affogato nei soldi sporchi invece di nuotarci dentro. Johnny? Strano. No, tu hai l'anima di un rocker, lo sento, sono d'accordo con Johnny. Sono abbastanza sicuro che tu l'anima del rocker ce l'abbia. Ascolta, so che non ci conosciamo granché, ma... fidati. Hai l'anima e le palle di un rocker. Grazie. Questa città non perdona. Mangia vive le persone. Ma tu sei sopravvissuto. E anche i tizi del furgoncino sono sopravvissuti alla fine. Non avevo mai pensato in questo modo. Forse hai ragione, amico. Ma tu quanti anni hai in totale? Dovresti averne una settantina. Grazie. Almeno, Lo sai. Figurati. Di nulla, ciao. E il caffè alla fine l'ha lasciato qui senza neanche berlo. Vabbè. Alla fine non avrà pagato. Che è successo? Avrà pagato sto caffè. Bah, andiamo. Ora apparirà Johnny che mi dirà che Kerry è cambiato. Strano che è vero, no. Kerry mi ha scritto: ehi, prima che mi sono dimenticato di mandare gli eddy, ma dovrebbero arrivare al tuo conto a momenti. Ottimo lavoro. Grazie, Kerry. Non ne avevo bisogno, comunque.
Oh, brutta storia. Ehi, continuo a ripensare alla nostra piccola avventura. Che figata, questa sì che è vita alla grande. Chi non adora le esplosioni e le gare, fammi sapere com'è andato il resto del tuo piano. Fammi sapere allora, Carrie. Certo, ti scrivo o ti chiamo. Se non riesco a convincerti a far saltare in aria qualcos'altro, magari ci facciamo un drink. Stammi bene. Grazie anche tu. Questo quindi è il sovraccarico di energia. Trema tutto e non becca neanche un nemico. Ottimo. Mi stanno sparando. Un milione, eh? Vediamo contro questo quanto possiamo fare. 137.000. Vediamo, calichiamolo oltre il necessario. 500.000. Allora, sicuramente è un ottimo potenziamento l'aver caricato le armi smart, ma col cecchino non ne vale la pena. Col cecchino perde veramente il suo potenziale. Ah, ciao Carrie. Dimmi. Ciao Carrie. Sai cosa ho qui davanti? L'annuncio del concerto delle Ass Cracks. Davvero? Non ci posso credere, cazzo. Cosa? Pensavo le avessimo sistemate. A quanto pare no. Il camion non ha risolto un cazzo. Ovviamente. Ho rimandato il concerto. Senti, vediamoci fuori dal club. Se una spintarella non ha funzionato, ora faremo sul serio. Le buttiamo giù da un ponte. Che farai? Una bomba? D'accordo, ci vediamo lì. D'accordo, ci vediamo fuori dal club. Vieni armato. Pure. Il problema è che io non ho tante armi tecnologiche, purtroppo. L'unica arma tecnologica che per dire ora ho in squadra è questa. E effettivamente non è male, ti dirò. Un po' di botte, sì. È da un sacco che non meno nessuno. Carichiamo l'arma. Oltre il suo massimale. Porca troia. Certo che quest'arma, oh, anche non caricata fa un bel po' di danno, ma una volta che era carica... Oh, merda. Guarda qua. Guarda qua che... che quantità di colpi immensa. E questa non era neanche caricata al massimo, eh. Guarda, guarda. La carico al suo totale. Se non la carico neanche... Anzi, no, ho capito! Ho capito perché a volte spara di meno. Perché usa 5 proiettili a colpo caricato. Ho capito. Quindi se uso solo un proiettile è ovvio che ne... che ne spara di meno. Guarda, carico, carico. Ha sparato una raffica sola, che è comunque tanto. Ehi là, ci sono problemi qui? Credo non più. Certo che io... Vuole uccidermi! Sempre a mettermi nei guai, eh. Eccoci arrivati a Riot. Dobbiamo sempre aspettare Carrie dove c'è cibo. Ma si vede che ha fame. Vabbè, aspettiamolo. Quanta velocità la signora nel cucinare. Era ora. Ehi! Era ora, io a te stavo aspettando, mica il contrario. Forza. Dobbiamo spiegarlo a quelle piccole idiote. I loro 15 minuti di gloria sono finiti. Qual è il piano? Ciao, allora qual è il piano? Semplice. Entriamo nel club, troviamo il camerino di quelle troiette, tu ti dai da fare. E via. Il fatto è che non posso farmi vedere. Non voglio fargli pubblicità gratuita. Ah beh certo, quindi tocca a me ovviamente. Credo che tu l'abbia già fatto. Il camion bruciato è finito ovunque. Quotifax, notiziari. Non fare lo spiritoso. Dimmi come facciamo a entrare. Diamo un'occhiata in giro. Diamo un'occhiata in giro. Ci sarà per forza un'entrata che non è controllata. Scansione fan e ruba 2 biglietti. Ci sono letteralmente 2 fan. E stanno apparendo piano piano. Vabbè, fanculo. Eccotelo lì il tuo modo per entrare, Carrie. Vieni per favore. Eccolo qua.
Aspetta che ti... Devi dirmelo che avevi trovato una scala. Abbassala. Tieni, fatto. Vediamo come Kerry sale. Dai, è bravo. Riesce a salire. Mettiamo però le armi silenziose. Dobbiamo andare nel backstage. Ecco fatto. Dov'è il backstage, Kerry? Kerry, tu dove sei? Ma come hai fatto ad arrivare già qui tu? Ehi, ciao. Possiamo prenderli un pass? Ovviamente. Faccio entrare o perderai il lavoro. Aspetta, e Chun, vienici incontro. Li abbiamo lasciati dentro. No, non posso. Provate all'ingresso principale, hanno la lista. Sì, ottimo. Ma a quel punto gli oloproiettori saranno ormai accesi e fottuti. Dovrò ricalibrarli e lo spettacolo non inizierà mai in tempo. Cazzo, sempre furbate noi, eh. Fine dei giochi, perché noi di certo non ci prendiamo la colpa. Cazzo. D'accordo, entrate. La prossima volta incollatevi in fronte, ok? Tacchete qua. Amico, hai salvato lo spettacolo. Bravo. Oppure l'hai fatto distruggere lo spettacolo e sarà solo colpa tua. Ricalibrare gli oloproiettori. Come fai a sapere questa roba? La mia vecchia vita. Ho lavorato nel backstage di Ji-Hang per un po'. Ho imparato parecchio. E oggi mi è tornato utile. Ji-Hang? Ah no, strano. Non dice nulla. Fanculo. Probabilmente manderanno Rami in Europa. Gli hai detto che sei incinta? Ma dai. Certo, ma non può tirarsi indietro. Stiamo ancora pagando i suoi impianti. Non è così male. Mio marito è finito in prigione quando Diego aveva appena... Quindi? Guarda come è cresciuto senza un padre. Parla con le ass crack. Organizzazione benefica. Ma sono le super chicche. Ora dobbiamo parlare. Chi cazzo siete voi? Sono l'artista derubato. Kerry Urodine, Kerry San. Non sono il tuo San e non è un incontro amichevole. Vi? Fai un bel respiro profondo, parliamo. Fate quello che dice Kerry o finirà a morte. Bella scelta qua, eh. Che ne dite se ci diamo tutti una calmata e ne parliamo? Direi che sarebbe un'ottima idea, Super Chicca. Sì. Senti, Kerry, sì. Datti un attimo una calmata. Statelo a sentire, è tutto un malinteso. Chiaritelo e ce ne andremo. Ma Kerry-san, cos'è successo? Avevamo un accordo, no? Oh mio Dio, è per quell'intervista a N54? Noi non volevamo offenderti o altro. Vecchio non significa più nulla. Non mi stupisce che non sappiano del camion. Sono più sceme di quanto pensassi. Aspetta, di che accordi parlano? Aspetta. Cos'è questa storia dell'accordo? Abbiamo firmato un accordo con la MSM per suonare User Friendly di Kerry San. Questo sarebbe il nostro nuovo singolo per la tappa nordamericana del tour. Dovrete passare sul mio cadavere! Ma volevamo portare... Kerry, sei un po' confuso, era. Eh? Non era questo che volevo. Rock? Voi? Ok, lasciate che vi spieghi una cosa. L'hanno già detto in passato, ma voi l'avete fatto. Il rock è morto e voi l'avete ucciso. Le mie congratulazioni, cazzo! È stato il tuo manager a contattare il nostro. Ha detto che volevi lavorare con noi. Kerry, che cazzo succede qua? Non me l'ha nemmeno chiesto. Quel corporativo pezzo di merda! Ascolta, Kerry-san... Quella cover esprime il nostro amore per te. Calma. Ti prego, troviamo una soluzione. Il rock sarà anche morto, ma Kerry è cieco se non vede il potenziale di queste ragazze. Sono fighette. La casa discografica ha fregato tutti quanti. Sembra che la casa non devi dare la colpa a loro. Tutte. Siete le loro pedine e vi stanno usando. Vero? Così pare. Cazzo. Sapete, non ho niente contro di voi. È la situazione. Ma perché sei tutto gobbo, Kerry? Sei andato a stringere legami con i corporativi. Cosa ti aspettavi? Parleremo con la casa discografica, Kerry-san. Ma ora renderemo noto a tutti il nostro disappunto. Non facciamo più il concerto. La tua canzone. Annulleremo il concerto e sospenderemo il tour. No, il tour lo fate. Perderete milioni. Loro perderanno molto di più. Beh, ok. Voi ragazze, siete a posto. Sembri un po' strafatto, Kerry. Scusami se te lo dico, eh. Non preoccuparti, Kerry-san. Anche i migliori sbagliano. Ma perché parli lenta? Andiamo, Vi. Aspetta, Kerry-san, possiamo fare una foto con te? Come souvenir? Ce la scatti tu, per favore? No, perché no? Ma dai!
Certo, alzati, facciamone una tutti con tutti noi. Aspetta, facciamo un selfie. Dove mi metto? Ecco qua, scatta la foto. Ma devo farla veramente la foto? Ma smettila. Ma è tutto buggato a merda, no, ti prego. È tutto glitchato, no. D'accordo, ho fatto. Il fatto che è uscita glitchatissima. Grazie, Carrie-san. Quindi state lavorando su delle nuove canzoni? Potremmo usarne una per il vostro singolo. Oh, davvero? Incredible. Resto qui ancora un po', vi voglio dire. Guardale, hanno bisogno di aiuto. No, grazie. È diventato il paparino. Sì, divertiti. Divertiti. Si è trovato delle amiche. Ti andrebbe di, ecco, parlare del nostro nuovo singolo? Parlare? Ma dai, parlare di musica è come scopare in un letto di azalee. Inutile, scomodo e oltretutto kitsch come poche altre cose. A me piacciono le azalee. A me piacciono. Andiamo.